Beyoncé, Beyoncé, la bella cantante nera che esalta ora l'orgoglio nero e dice che va spostato l'asse, va spostato l'asse del potere. L'orgoglio nero, sì, ha ragione la bella e brava cantante Beyoncé, ha ragione, va spostato l'asse. Allora, che succede? Che succede? Se trionfa l'orgoglio nero, succede che tutte le donne bianche vogliono sposare un uomo nero. Sì, ma se tutte le donne bianche vogliono sposare un uomo nero, le donne nere restano senza uomini. E allora le donne nere dovranno sposare gli uomini bianchi. Capito? Beyoncé? Bisogna stare attenti a spostare gli equilibri, bisogna stare attenti perché se tutte le donne bianche sposino uomini neri può andare, ma se poi sono le donne nere a dover sposare gli uomini bianchi, la cosa non va tanto bene. Ma la cosa non va tanto bene, io non mi posso spingere più in là, non mi posso più spingere più in là, perché se mi spingo più in là, YouTube mi potrebbe censurare, capito? Vediamo se capite da solo, da soli, se capite da soli, capito? Beyoncé, cari ragazzi, capite da soli quello che voglio dire? Perché se trionfa l'orgoglio nero, come dice la bella e brava cantante Beyoncé, poi tutte le donne bianche vogliono sposare un uomo nero. Per cui le donne nere restano senza uomini e sono costrette a sposare degli uomini bianchi. Ma se le donne nere sposano degli uomini bianchi, le cose non vanno bene. Io non posso dire il perché, perché dicendo il perché mi spingerei troppo in là. Ma dovete voi essere voi a capire il perché, capito? E casomai non ci riuscite a capire. Non vi resta altro che leggere La stirpe del serpente e così capirete la situazione tirata in ballo dalla bella e brava cantante afroamericana Beyoncé. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.